Benvenuti e benvenute, sono Green Vanship e siamo arrivati al quinto episodio di Time Trap. Dunque, non ricordo bene cosa avevamo fatto l'ultima volta, però avevamo fatto tutto quello che potevamo, ecco, abbiamo già la risposta. Dobbiamo andare avanti con la ricerca, però non mi ricordo a che punto eravamo arrivati, sul serio. Va bene, comunque, proseguiamo. O siamo all'esterno finalmente, là vedo un elicottero schiantato contro un palazzo. Cavi, poi bottone, gatto, schettino, e ferro da stiro, gatto, ok, e fin qui, segnale, donne, quello del bagno, angelo, eccolo qua, accovacciato, poi falco, leone, mano. Ah, era proprio un disegno sulla tela fatto così. Vabbè, non riuscivo a trovarlo, ragazzi, cioè. Ferro di cavallo. L'ho visto. Eccolo qua. Ferro da stiro, rullo, teschio. Resta comunque il problema del ferro da stiro. Eccolo qua, bastava fare lo zoom e il problema sarebbe stato risolto. Ah, è questo lo schettino, lo skateboard. Ok, bastava spiegarsi un po' meglio, magari avrei fatto meno fatica. Risolvi il puzzle. Allora, perché ci sono dei detriti che fluttuano a mezz'aria? Qui ci vuole solo un po' di pazienza, non è difficile in realtà. Basta avere un paio di caselle orientate nel modo giusto e poi il resto viene da sé. Vedo un vortice che risucchia tutto? O sbaglio? Sì, sembra proprio una specie di singolarità spaziale. No, aspettate, era orientato bene. Eccolo qui. Un attimino, ho quasi finito. Perfetto. E questo è andato. Questo è un centro di attività anomala. Il tempo scorre lentamente, dobbiamo guardare meglio. E ci sono sempre i detriti che fluttuano. Va bene, allora, controlla la scatola. Righello, lampadina, bottone. Allora, il bottone è questo. E l'abbiamo trovato. Farfalla. Farfalla. Vabbè, era proprio mimetizzata. Scarafaggio. L'ho visto, in realtà. Eccolo qua. No. Vabbè, ma non era uno scarafaggio. Era uno scarabeo, tipo. La perla è questa qui, in realtà. Sembrava un chiodo, una vite. Eccola qua. Eccola qui. Bene. Gomma l'ho vista, un attimo. Ecco la gomma. Ciliegia. Bene. Appunti. Beh, vabbè, sembra un telegramma. Frammento di appunto. Scoperto di recente un civile, un uomo di nome John Doe. È un giornalista. Appena sarà stato interrogato, dovrà essere messo immediatamente in quarantena. Perché vogliono mettere John Doe in quarantena? Allora, la penna, la piuma, la piuma. Grillo, lampadina, piselli. E lì vedo una molla e qui ci sono i piselli. Bene, meno male, li ho trovati. La lumaca potrebbe essere questa? All'interno della scatola. Era lei. Lampadina sotto la foglia. Sotto la foglia era nascosta. E il righello poi non ne parliamo.
Mimetizzato meglio di un camaleonte, come il grillo d'altra parte. Sì, ma cavoli, ragazzi, non potete mettermi dei particolari proprio minuscoli. Va bene. Cerca tra i televisori. Allora, qui in basso c'è un televisore, ma credo si riferisca a quella montagna che c'è sullo sfondo. Cioè là dietro, là dove c'è quella specie di cartello di passaggio a livello. No, no, è qui. E infatti c'è un passaggio per la piazza dietro la discarica, quindi noi adesso ci troviamo in una discarica. Bene. Allora, farfalla, vessillo da pirata, volto. Allora, il vessillo da pirata è quello qui. Il volto è nel televisore. Blatta, coltello, tazza, farfalla. La tazza. Eccola qua. Ci sembrava una specie di scatoletta schiacciata in realtà, però va bene. Farfalla, sandalo, eccolo qui. Adesso dov'è? Eccolo qua. Bene. Cipolla, martello, coltello, blatta. Ragazzi, senza offesa, devo usare l'aiuto per forza perché non trovo. Il martello non lo trovo, cioè non so cosa farci. Tanto la blatta è saltata fuori, e anche il nido. Un ciocco. Eccolo qua, vicino al televisore. E, coltello, martello, cipolla. Il martello va bene. Cioè, anche. Cucina skimmer, questo qui in realtà sarebbe un. Sì, quella cosa lì, un mestolo tipo. Filo spinato, cipolla, monete, coltello. Cipolla, monete, coltello. Allora, il coltello c'è, la cipolla e le monete mancano all'appello e senza volerlo ho fatto anche una rima. La cipolla e ora le monete, sono curioso. Vabbè, capaci tutti. Bene, possiamo passare al livello successivo. L'attività anomala che rallenta il tempo non riguarda solo la nostra dimensione. Questo è di qualche aiuto. Beh, non so quanto ci aiuti la cosa, la notizia. Comunque va bene. Allora, salve. Ciao, come stai, caro? Tutto bene? Ti vedo attivo, però immobile per fortuna, quindi non ci rincorre. Mitragliatrice Thompson. Questa la usavano nella Seconda Guerra Mondiale, ma anche nella guerra del Vietnam. Adesso appena lo trovo, lo riconoscete subito, eccolo qui. È il fucile mitragliatore, diciamo, che usavano i gangster. Se avete visto qualche film sulla mafia americana, usavano quel fucile mitragliatore, quel mitragliatore lì. Ruota, bobina, ciocco, violino. Allora, per esempio, la bobina potrebbe essere questa, tipo la bobina del cinema. Dove sta la pellicola del film? Poi la ruota, io ne ho 3-4 volte che premo sulla ruota, però non succede niente. E il violino è andato. Ciocco pure, ferro da stiro, ramo. Ferro da stiro, calabrone. Calabrone, bullone, quello qui vicino al piede dell'alieno. Teschio. Aspettate che non me lo mettano nelle nuvole, ma non mi pare. Poi, allora, qui c'è il calabrone che era ben mimetizzato, non l'avrei trovato nemmeno chiedendo per favore. A per ramo intendevano. Ok. La ruota era nascosta dietro il tavolo, io premevo sul copertone che c'è lì davanti, cavoli. E infatti dov'era? Nascosto nel cielo blu. Beh, l'importante è che siamo riusciti a trovare tutti gli oggetti che dovevamo recuperare. Allora, una volta era una piazza, ora è una montagna di rifiuti. Perché
Però sapete cosa c'è? Lo vediamo nel prossimo episodio. Vi ringrazio per avermi seguito, spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, mettetemi un bel mi piace, commentate, condividete, andate a fare un giretto sui miei social, trovate il link in basso in descrizione e noi ci vediamo più avanti con un nuovo episodio. Ciao a tutti!